Dopo la consultazione elettorale che ha visto prevalere di misura lo schieramento di centrodestra, arrivano puntualmente le considerazioni dei rappresentanti politici. Per Alessandra Todde, vice ministra nel governo Draghi, il Movimento 5 Stelle è il primo partito di opposizione ed il pilastro della politica progressista. Rappresenta l'opportunità di poter costruire un'agenda sociale ed economica che dia delle risposte ai cittadini sardi rispetto alle politiche inadeguate del centrodestra, partendo proprio dai temi portanti del nostro programma progressista nazionale, ha dichiarato la vice ministra. Gli elettori hanno condiviso le nostre battaglie sociali per il reddito di cittadinanza, contro la precarietà e per un salario minimo, aggiunge la Todde, così come hanno apprezzato tante delle misure fatte, come il superbonus e l'impegno per la transizione ecologica. Per questo, conclude Alessandra Todde, ci hanno sostenuto. Il risultato sardo ci carica di una grande responsabilità. Nelle interviste abbiamo registrato quelle del segretario del principale partito del centro-sinistra, il Partito Democratico, Daniele Reginali, e quelle del coordinatore provinciale del partito più votato, Fratelli d'Italia, Gianluigi Rubiu. I sondaggi indicavano già una grande difficoltà per il centro-sinistra e per il Partito Democratico queste elezioni politiche. Il centrodestra ha ottenuto la maggioranza del nostro paese, quindi ci troviamo dopo la Sardegna, anche il nostro paese è governato dal centrodestra. Questo fa aprire una grande riflessione all'interno del Partito Democratico e di tutti i suoi iscritti per capire un po' i motivi che ci hanno portato a questo risultato sicuramente poco soddisfacente. Franca Fara la ringraziamo anche per la disponibilità che ha dato per questa candidatura, una candidatura di una donna, una dirigente scolastica, dell'istituzione, del partito che si è sempre impegnata in maniera attiva. Il risultato sul territorio anche qua poteva essere sicuramente migliore, però soprattutto nei grandi centri il Partito Democratico si è attestato su quella che è anche oltre la media nazionale. C'è un Partito Democratico che chiaramente ha necessità di strutturarsi ancora in maniera anche un po' più efficace, soprattutto nei piccoli comuni come nel Basso Sulcis, dove abbiamo dei problemi cronici che ancora non riusciamo a risolvere ed affrontare. Il Partito Democratico ha governato il paese in questi ultimi 10 anni, però è altrettanto vero che non ha mai avuto l'opportunità di far prevalere la propria proposta politica, perché ogni volta si è trovata a dover governare con forze politiche che non fanno parte solitamente delle proprie alleanze, basti pensare al governo Conte, al governo Draghi, e quindi è evidente che tutte le proposte che il Partito Democratico, qualora fosse stata forza di governo, in un quadro centrosinistra avrebbe potuto far prevalere, in questa situazione non è stata nelle condizioni di poterlo fare, quindi contrattare ogni volta le proposte con la Lega prima, dopo, poi con i 5 Stelle, insomma con forze politiche che solitamente non sono parte delle nostre discussioni, chiaramente ha limitato anche le nostre opportunità, la possibilità di far prevalere le nostre idee. Questo non toglie le grandi responsabilità che noi abbiamo, in quanto il risultato è abbastanza chiaro, abbastanza netto. Il Partito Democratico rimane l'unica forza politica in grado di trainare un consenso che ti consente di essere competitivo nelle varie elezioni. Se dovessimo guardare intorno a noi in questo momento, probabilmente l'unica forza politica con la quale noi probabilmente non abbiamo mai condiviso niente, ma forse nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci possono essere dei punti comune potrebbe essere rappresentato dal Movimento 5 Stelle. È chiaro che qualora ci fosse stata un'alleanza in questo momento con loro, il quadro politico nazionale sarebbe molto differente, ma è altrettanto evidente che è molto complicato inquadrare con i se e con i ma quello che sarebbe potuto accadere. Il Movimento 5 Stelle è una forza politica con la quale possiamo ragionare. Vediamo se ci sono dei punti in comune nel territorio e nella regione, in tutta la regione, è evidente che questo sarà un tema di discussione nella prossima fase congressuale. Il congresso nazionale e regionale ci consente di ripensare anche una classe dirigente competente, non solo giovane, ma che abbia energia e determinazione per occupare uno spazio di centrosinistra che in questo momento è lasciato.
lasciato allo sbando, e noi abbiamo tutte le risorse umane a disposizione per occupare questo spazio e guardare con più fiducia al futuro. Giorgia Meloni si accinge a diventare probabilmente Presidente del Consiglio. Come valutate la sua presidenza e il suo governo? Ma lo potremo valutare solo tra qualche mese. È chiaro che loro hanno, bisogna significare questo aspetto. Nel paese esiste un centrodestra, esiste un centrosinistra. Ha vinto il centrodestra. Le proposte che loro vorrebbero mettere in campo non sono chiaramente le nostre, quindi noi le guardiamo con preoccupazione, ma è altrettanto evidente che solo i numeri e la risoluzione dei problemi poi rende concreta, efficace una proposta piuttosto che un'altra. Noi speriamo che non vengano messi in discussione quei pesi e contrappesi che sono rappresentati dalla nostra Costituzione, che rendono il nostro un paese equo e un paese giusto, ma soprattutto qualora ci dovessero essere degli interventi sulla Costituzione, che siano condivisi. Ma al di là di questo, il problema reale sul quale si devono concentrare è quello del lavoro. Noi abbiamo da risolvere un problema cronico di politica industriale, di politica energetica, c'è un caro bollette, ci sono famiglie che non riescono a chiudere il mese ed è a loro che bisogna rivolgere le nostre attenzioni. Lo devono fare le amministrazioni locali, ma soprattutto il governo, con un pacchetto di interventi che vada soprattutto a intervenire sui soggetti svantaggiati, sulle famiglie che vivono in questo momento una condizione economica di grande difficoltà. È stata anche per noi una grande sorpresa, una sorpresa che sulla scia dell'andamento nazionale, possiamo dire però che nel territorio, nel suo cisclesiente, c'è un percorso, un progetto che noi abbiamo iniziato nel 2019 e lentamente stiamo cercando di ottenere i risultati. Un progetto che parte da lontano, un progetto fatto con il coinvolgimento di tanti amici, di tanti sostenitori che hanno creduto in Fratelli d'Italia già da in un momento dove il partito oscillava tra il 4 e il 6%. Ritrovarci oggi a festeggiare con un risultato del quasi il 23% nel succede glasente indubbiamente ci premia e soprattutto ci incoraggia ad andare avanti. È una bella soddisfazione. Secondo voi questo 23% è un'espressione di voto di persone fermamente convinte di votare Fratelli d'Italia, oppure può esserci anche una componente di protesta? Non escludiamo che all'interno di questo 23% ci sia anche una componente di un voto di protesta, di persone che in qualche modo ripongono anche la fiducia all'interno di un partito come Fratelli d'Italia. Il lavoro che inizia per noi da oggi è quello di lavorare affinché queste persone possano sentirsi premiate dai risultati che Fratelli d'Italia porterà avanti nel territorio. Ecco, appunto, un territorio che noi conosciamo bene soffre di tantissimi mali. Proprio in questo periodo c'è al centro dell'attenzione nazionale il problema dell'energia. La Porto Vesma SRL sta soffrendo moltissimo, la Sidera Lois, che dovrebbe partire, è una grande azienda energivora, quindi la componente energia è importantissima. Abbiamo iniziato un percorso anche di dialogo con le aziende citate per conoscere meglio i problemi, e abbiamo chiesto al nostro segretario nazionale Giorgia Meloni di inserire all'interno del programma elettorale anche questo tipo di attenzione. È chiaro che ci rendiamo conto che il momento è drammatico, lo è per le industrie energivore e lo è sicuramente per le famiglie, quindi in questo momento una delle prime cose che andremo a chiedere ai nostri rappresentanti eletti, deputati e senatori, è un'attenzione particolare per questo problema. E credo che sia allo studio anche un documento da presentare proprio al primo Consiglio dei Ministri, dove ci sarà
un'attenzione particolare per le energie, per l'energia, per le industrie energivore e soprattutto per le famiglie. Ci arrivano delle richieste da parte di imprenditori, commercianti, artigiani che sono in estrema difficoltà perché non riescono a pagare le bollette. Ecco, io vorrei lanciare anche un appello perché ci arrivano dei messaggi dove l'Enel minaccia la chiusura dell'utenza e l'interruzione del servizio. Questo è un fatto gravissimo e dove per questo abbiamo già scritto proprio in queste ore ai nostri deputati affinché si attivino su questo tema. Noi vogliamo essere nel territorio anche il partito che rappresenta la crescita e lo sviluppo e non vogliamo essere il partito del no a tutto. Anzi, noi vorremmo cercare di venire incontro a tutte quelle esigenze dei lavoratori, del mondo del lavoro, affinché l'industria, la Portovesme, la Sidralloid, l'RVM e tutte quelle attività che in qualche modo possano avere problemi sia dal punto di vista autorizzativo e sia dal punto di vista energivo vengano in qualche modo protette dal nostro partito. Allora, su questo tema in campagna elettorale abbiamo sentito diverse affermazioni e in alcuni casi alcune sciocchezze. Fratelli d'Italia non ha nessuna intenzione di cancellare totalmente il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è una conquista, va mantenuta per quelle categorie di persone che hanno estrema necessità. È chiaro che andrà rimodulato, è chiaro che l'intenzione del partito a livello nazionale è quello di utilizzare queste risorse e queste persone per creare occupazione. La stessa Giorgia Meloni ripetutamente nelle TV ma anche nella stampa ha dichiarato che più assumi e meno paghi. Le persone che andranno in qualche modo ad essere assunte sono proprio quelle che hanno il bisogno e quindi le persone che oggi beneficiano della reddito di cittadinanza domani potrebbero diventare quei lavoratori ai quali viene riconosciuta la dignità di persona e di lavoratore. Giorgia Meloni, nel momento in cui ha costruito il progetto Fratelli d'Italia, uscendo dal PDL, Partito della Libertà, ha pensato ad un partito moderno, un partito nuovo che guarda soprattutto all'interesse delle comunità, dei lavoratori, delle famiglie, che ha come base, come principio quella delle regole, dei valori, ma assolutamente non può essere identificato con un partito che appartiene ad una storia che ormai non esiste più. Quindi sotto questo profilo il nostro partito è un partito del futuro, non del passato. Da questi giorni stiamo già predisponendo una serie di incontri nel territorio per capire quali sono le tematiche che dobbiamo mettere in campo e trasferire ai nostri senatori e deputati neoeletti affinché rappresentino quelle che sono le criticità del Sulcis Iglesiente. Il Sulcis Iglesiente, sappiamo bene, ahimè, si ritrova tra le province più povere d'Italia, quindi ci hanno garantito la massima attenzione anche per il nostro territorio. È chiaro che questa responsabilità ce la prendiamo tutta, sperando tra qualche mese o tra un anno, per fare il primo giro di boa, per capire dove siamo arrivati e fare magari una valutazione del primo anno di mandato.